Bentrovati, buon anno, ecco qui, siamo arrivati a gennaio 2023, ma 2023 è sempre un anno che noi trascorreremo con Yentu, lo sapete miei amici, ma l'avete vista questa ciotolata insalata? C'è anche l'ufficio, perché c'è anche la bottiglina con l'olio, l'aceto, le posate, fantastico, bellissimo. Vabbè, non mi voglio perdere in tutto questo, siamo sempre da Onest a Via Sparano a Bari e voi lo sapete che anche oggi, tra un po', vi svelerò con chi cucinerò. Vi posso dire soltanto che è un uomo sportivo. A tra poco. Parlavo di un uomo sportivo, Francesco Signorile, oggi con me in cucina. Sportivo per due cose. La prima cosa, mi ha detto che lui è cintura nera di insalate. Ovviamente insalate Yentu. Oh, ce l'ho ancora qui la cintura, non si vede, ma c'è, giuro c'è. Cintura nera di insalate. Ma poi soprattutto, al di là del fatto che è un papà amorevole, cucina con questo bambino di 3 anni, fantastico. Il tuo bambino si chiama? Leon. Nome fantastico. E dai, raccontaci perché ho detto che sei un uomo sportivo, al di là del fatto di essere cintura nera. Sì, ho un passato come arbitro di calcio e diciamo che poi il punto più alto della mia carriera è stato in Serie A, ho fatto il guardalini, l'assistente arbitrale in Serie A. Io credo che nelle case di tutti o di tanti di voi è rimasta quella bustina di castagne, quelle che noi normalmente poi nei giorni di Natale abbiamo messo nei tacchini, negli antipasti, le castagne quelle lesse. Ecco qui, oggi quella, se vi è avanzato quello, con le opportune manovre diventerà una fantastica minestra di castagne e salvia. E a chi abbiamo chiesto aiuto? A parte il nostro graditissimo ospite, amici, Yentu Dote Brodo. Questo non deve mancare mai niente di tutto questo, ma questo è proprio, cioè, l'ABC della cucina. Voi dovete aprire questa busta, prendere il contenuto e versarlo in una pentola. Tenete conto che è già tutto lavato. Qui, casseruola, olio, cipolla, un trito di cipolla lì, quello è sempre proprio... Prego. Ma tu mi guiderai ovviamente. Io ti guido, ma tu... Perché l'ansia è la prestazione ovviamente. Okay. Io sono... Anzi, se mi date un cartellino giallo-rosso, mi diverto anche. Vai. Allora, vai, filo d'olio. Perfetto, benissimo. Poi cipolla, qui una cucchiaiata di cipolla è sufficiente. Ricominciamo sempre, olio freddo, cipolla tritata, qualche minuto che la cipolla si ammorbidisce. Una volta fatto questo, ovviamente innestiamo perché la cipolla tende a bruciarsi subito. Ecco perché la mettiamo nell'olio freddo. L'olio la riveste subito del suo, come dire, la impermeabilizza e non si brucia. Una volta fatto questo, versiamo, prendiamo le castagne, quelle che vi sono avanzate, e le versiamo anche intere, non vi preoccupate perché poi frulliamo tutto con un mini beamer, con un frullatore, con quello che sarà. Le rimettiamo bene, adesso, appena abbiamo aggiunto le castagne, qui dentro c'è il brodo. Vai, versa, molto molto semplice. Profumiamo la minestra con una foglia di salvia, perché la ricetta è vellutata di castagne e salvia, e la facciamo andare per una decina di minuti. Dopo una decina di minuti, tenete conto che le castagne sono già cotte, aggiungiamo la panna acida. Anche questa è una cosa che trovate facilmente adesso nel banco frigorifero del fresco, a fianco alla panna semplice noi troviamo la panna acida. Vado? Vai. Adesso andiamo ad aggiustare con sale e pepe. Ecco. Vai, questo lo lascio a te. Decidi tu quanto sarà sapido questo piatto. Cubi, quanto basta? Cubi. Cubi, quanto basta? Un pizzico, diciamo, via. Sì, la lasciamo cuocere finché non vedete che si è rappresa leggermente e poi un frullatore e la minestra, la vellutata è pronta. Ma noi adesso prepariamo quello che andrà a rifinire il piatto. Io dico allegra, olio caldo anche qui. Allora guardate, qui ho 3 foglie di salvia fresca e delle... Sì, metto, posso? Sì, certo. Vai.
Qui ho fatto listarelle delle castagne che avevo tenuto intere e non le avevo messe nel... Le andiamo a insaporire nell'olio caldo con la salvia. Vi ricordo sempre, l'olio caldo assorbe molto di più il profumo, quindi in questo caso stiamo facendo un olio alla salvia. Perfetto, devo girare anche qui? Qui, perché girare andiamo proprio... Spadellare. Vai, spadella, wow. Voglio vedere. Ecco. Vediamo, qua. Vai. Perfetto. Perfetto. Fate, non dico sbruciacchiare, ma leggermente caramellare le foglie di salvia e poi ci vediamo fra un po', perché noi nel frattempo impiattiamo. E noi siamo partiti da questo dote di brodo e insieme a Francesco abbiamo realizzato... Cioè, diciamo, l'ho realizzato grazie al tuo aiuto e supporto, altrimenti non sarebbe venuto certamente così, però sì, è venuto... Beh, mi devi tornare a trovare, visto che riusciamo a fare... Assolutamente, anche perché così ti rubo qualche altra ricetta. Approfittiamo in maniera di queste tue capacità, di questi tuoi insegnamenti, che voglio dire, poi vengono fuori questi spettacoli. Grazie. Grazie a te. Ovviamente gli insegnamenti, che onorata, di cui sta parlando, ovviamente sono per tutti voi amici di Yentu. Venite a trovarci sul sito, sui social. Oh, i like! Lo dobbiamo dire, certo, i like! Vogliamo i vostri like. Niente like, niente ricette. Perfetto, alla prossima. Arrivederci, ciao.